Benvenuti sullo strano canale. L'amicizia tra due ragazze adolescenti che diventa ossessione e l'ossessione sfocia in qualcosa di terribile quando si tenta di separarle. Christchurch, Nuova Zelanda, 22 giugno 1954. Una quindicenne di nome Pauline riporta questa frase sul suo diario. Sto scrivendo queste poche righe la mattina prima della morte. Ieri sera mi sentivo eccitata come la notte di Natale, però ho fatto brutti sogni. Non è esattamente il tipo di pensieri che un'adolescente spensierata dovrebbe scrivere sul proprio diario. Chi è Pauline? E chi è che sta per morire? Questa è la storia di un'amicizia morbosa, del rapporto tra due ragazze in simbiosi che reagiranno molto male quando si cercherà di separarle. Pauline Yvonne Parker nasce il 26 maggio 1938. Il padre Herbert e sua madre Honora lavorano come giardinieri per l'università. A 5 anni, Pauline viene ricoverata a causa dell'osteomielite. Non mi addentro in complicate spiegazioni mediche e mi limito a dire che si tratta di un'invalidante infezione dell'osso. In seguito a varie operazioni per rimuovere le parti malate, Pauline viene dimessa dopo una lunga degenza, ma continua a soffrire di dolori cronici alle gambe che le impediscono di partecipare alle ore di educazione fisica previste dall'istituto femminile che frequenta, la Christchurch Girls High School. Poco propensa a socializzare e sentendosi incompresa dal resto del mondo, incanala le sue energie nell'arte, scrivendo e scolpendo l'argilla. C'è un'amica speciale in arrivo per lei, ma questo ancora non lo sa. Il suo nome è Juliet Marion Hulme. Juliet nasce il 28 ottobre 1938 a Blackheath, un quartiere di Londra. Arriva in Nuova Zelanda con i genitori Henry e Hilda nel 1948. Henry è un rinomato scienziato che diventerà celebre per essere stata una delle menti dietro il progetto della bomba all'idrogeno. Giunge in Nuova Zelanda per occupare il posto di rettore presso il Canterbury University College. Hilda è invece ciò che oggi chiameremmo una consulente matrimoniale. In seguito decide di affittare alcune stanze della grande casa a uomini d'affari che passano da quelle parti. A causa della tubercolosi, Juliet ha praticamente trascorso l'infanzia tra ospedali e strutture di altri paesi con un clima più caldo, come il Sudafrica e i Caraibi. È quindi cresciuta lontano dai genitori, troppo occupati con le rispettive carriere, senza sviluppare un sano legame affettivo con loro, finendo col nutrire un profondo risentimento, giudicandoli indifferenti e anaffettivi. Dopo questo veloce riassunto della vita di Pauline e Juliet, si può capire come due ragazze con tanta sofferenza fisica alle spalle e innumerevoli ore trascorse in un letto di ospedale a fuggire in mondi lontani con la fantasia, siano entrate subito in sintonia. Ci vuole poco perché stringano amicizia e pochissimo perché diventino inseparabili. Tutte le amicizie di quell'età sono uguali e la loro non fa eccezione. Un'esplosione di energia giovanile, innocenza, risate, fantasticherie, progetti, giochi. Il tutto guidato da un'intesa perfetta. Ogni emozione è esasperata, dalla gioia al dolore. Solo l'amica del cuore può capire, consolare, proteggere, essere la confidente di ogni piccolo segreto. Il resto del mondo è composto da adulti che, pur vivendo nella stessa casa, sono percepiti come alieni, tiranni di un lontano pianeta grigio e inospitale. Ogni momento è buono per stare insieme e divertirsi per Pauline e Juliet. La loro immaginazione dà vita a un futuro dove entrambe saranno ricche e famose, attrici o scrittrici, in America, a Hollywood. Quella specie di dimensione parallela nella quale si perdono ha un nome, il quarto mondo. Il paradiso tutto particolare di una religione tutta loro, dove i santi sono attori e loro due rivestono, ovviamente, i panni delle protagoniste principali, Gina e Deborah.
I loro alter ego si muovono attraverso scenari incantati e perfetti, intrisi di avventure emozionanti, blandamente drammatiche, con finali puntualmente felici e appaganti che le vedono camminare mano nella mano per sempre. È il loro romanzo che prende vita e che sognano di pubblicare un giorno. All'inizio, entrambe le famiglie sono entusiaste che le due ragazze abbiano finalmente trovato qualcuno con cui passare il tempo libero. In seguito, notano che più che un'amicizia, sembra sia diventata una relazione romantica. Nessuno sa di preciso fino a che punto si sia spinto l'affetto che le unisce, ma sta di fatto che i genitori di Pauline e di Juliet si confrontano sul da farsi. La madre di Pauline è preoccupata che le due siano affette da omosessualità. Uso la parola affette non a caso, visto che in quegli anni l'omosessualità è vista come una malattia. La madre di Juliet, invece, non pensa che ci sia nulla di cui allarmarsi. Per il momento decidono di limitarsi a osservarle. L'occasione per tenerle divise per qualche tempo si presenta quando Juliet ha una ricaduta e si ammala nuovamente di tubercolosi. Entra in ospedale e ci rimane per 3 mesi, durante i quali non può ricevere visite per via dell'alto pericolo di contagio della malattia nella fase più acuta. Pauline è devastata dalla lontananza. È depressa, svogliata, taciturna. I voti scolastici calano bruscamente. È come se, privandola della presenza di Juliet, l'avessero privata della voglia di vivere. Entrambe le famiglie prendono nota di questa reazione. In ospedale, Juliet è altrettanto affranta. Le due ragazze sopperiscono alla distanza scambiandosi lettere nelle quali usano i nomi dei loro alter ego, Gina e Deborah, o di altri personaggi da loro inventati. Trasferiscono su carta i lunghi discorsi che di solito fanno quando stanno insieme e che includono storie partorite dalla loro fantasia. Battaglie, nobili cavalieri, donzelle in pericolo e via dicendo. Mentre l'inchiostro scorre sulla carta, persino il ricovero in ospedale di Juliet si trasforma in una vicenda romantica e struggente. Quando Juliet viene dimessa, Pauline rinasce e la accoglie a braccia aperte. La lontananza non è servita a far loro dimenticare quanto si vogliono bene. I genitori di entrambe hanno visto il repentino cambiamento. Divise erano disperate, adesso sono al 7° cielo. Pauline viene mandata da uno psichiatra, la qualcosa serve solo a esacerbare l'odio crescente verso la madre. Nello stesso periodo, a casa di Juliet, si scopre che Hilda, sua madre, ha intrecciato una relazione extraconiugale con Walter Perry, un inquilino che occupa una delle stanze della casa. I pettegolezzi parlano addirittura di un ménage à trois che coinvolgerebbe anche il marito di Hilda, Henry. Per via dello scandalo, nel gennaio del 1954, Henry decide di dare le dimissioni dall'università. In vista della separazione, lui e Hilda decidono che Juliet andrà a vivere presso dei parenti in Sudafrica per proteggere la sua salute dai rigori dell'inverno inglese. Pauline non riesce ad accettare che presto l'amica partirà e non potrà più vederla. Ha capito che non è solo la salute di Juliet a preoccupare i suoi genitori. Le famiglie vogliono separarle. Juliet chiede di poter portare Pauline con sé. Non se ne parla, è la risposta. Pauline fa lo stesso con la propria madre e di nuovo la risposta è negativa. È a questo punto che il diario di Pauline diventa il sinistro confessionale di una mente piena di pensieri che rasentano la psicopatia. Questi sono alcuni passaggi che verranno in seguito letti in tribunale durante il processo. 13 febbraio 1954. Perché mamma non può morire? Dozzine di persone, migliaia di persone muoiono ogni giorno. Perché quindi non può morire mamma? E anche papà? 28 aprile 1954. La rabbia nei confronti di mia madre ribolle dentro di me. È lei il maggior ostacolo sulla mia strada. Improvvisamente mi è venuto in mente un modo per liberarmi dell'ostacolo. 29 aprile 1954. Non ho parlato con Deborah dei miei piani per eliminare mia madre. L'ultima cosa che voglio è finire in un riformatorio. Sto pensando a come fare. Dovrebbe sembrare morte naturale o accidentale. 19 giugno 1954. Abbiamo praticamente finito il nostro romanzo. Oggi l'argomento che abbiamo discusso è stato come eliminare mia madre.
Non è un pensiero nuovo, ma questa volta abbiamo un piano ben preciso che abbiamo tutta l'intenzione di portare a termine. Ci abbiamo lavorato a lungo e siamo emozionatissime. Ovviamente siamo anche un po' nervose, ma il piacere dell'attesa è incredibile. 20 giugno 1954. Abbiamo discusso i nostri piani per uccidere mamma e li abbiamo resi un po' più chiari e precisi. Strano, non ho rimorsi di coscienza. O forse è strano che siamo così matte. 21 giugno 1954. Abbiamo deciso di usare una pietra in una calza invece di un sacchetto di sabbia. Abbiamo discusso l'omicidio in tutti i dettagli. Mi sento agitata come se avessi organizzato una festa a sorpresa. Quindi, la prossima volta che scriverò sul diario, mamma sarà morta. Com'è strano e com'è piacevole. 22 giugno 1954. Sto scrivendo queste poche righe la mattina prima della morte. Ieri sera mi sentivo eccitata come la notte di Natale, però ho fatto brutti sogni. Il piano è terrificante e assurdo allo stesso tempo. Uccidere la madre di Pauline e fuggire negli Stati Uniti, dove il loro romanzo verrà pubblicato e vivranno a Hollywood, libere, ricche e soddisfatte. Dunque, nelle prime ore del pomeriggio del 22 giugno, invitano Honora, la madre di Pauline, a bere del tè con loro presso il chiosco all'interno del Victoria Park. Honora accetta. Dopo aver assaporato la bevanda, le tre si avviano lungo uno dei sentieri del parco per una passeggiata. Giunte nel folto della vegetazione, le ragazze mettono in atto il piano. Colpiscono la donna alla testa con una calza che contiene un mattone. Honora, colta di sorpresa e incapace di reagire, cade a terra. Il mattone la colpisce ancora e ancora. I volti e i vestiti di Pauline e Juliet sono pieni di schizzi di sangue. Si mettono a correre verso il chiosco dove poco prima hanno bevuto del tè con la vittima. I proprietari del chiosco, Agnes e Kenneth Ricci, ascoltano la versione delle due giovani spaventate. Honora è caduta sul sentiero, dicono, ha battuto violentemente la testa. Kenneth corre a vedere e trova il corpo esanime di Honora. Non c'è più niente da fare per lei. Viene chiamata la polizia che, in base alle ferite sul corpo della donna, capisce che non è stato un incidente. Oltre alle lacerazioni presenti sulla testa, ce ne sono anche sul collo, sul viso e sulle dita. Queste ultime indicano che la vittima ha tentato di difendersi. La calza con il mattone viene ritrovata non molto lontano e preservata come prova. Pauline e Juliet vengono arrestate con l'accusa di omicidio. La storia fa il giro del mondo tramite giornali e notiziari. Il loro è un processo lampo pieno di insinuazioni e speculazioni in merito a quell'amicizia definita speciale. Il dibattimento si conclude il 28 agosto con la condanna a 5 anni di carcere per ogni imputata. Scontata la pena, Juliet raggiunge il padre in Italia e in seguito si trasferisce in Inghilterra. Da adulta riesce a coronare il suo sogno di diventare una scrittrice famosa. Con lo pseudonimo di Anne Perry, pubblica una serie impressionante di libri, tra romanzi gialli e romanzi per ragazzi. Ha dichiarato più volte che lei e Pauline erano solo amiche e che nessuna delle due era omosessuale. Per quanto riguarda Pauline, una volta rilasciata, sconta sul territorio neozelandese i 6 mesi di libertà vigilata sotto falso nome, Hilary Nathan. Finito tale periodo, si trasferisce anche lei nel Regno Unito. Si sa che nel 1992 gestiva una scuola di equitazione. Il resto è avvolto nel mistero, poiché si è sempre tenuta a debita distanza dai giornalisti e non ha mai rilasciato alcuna intervista. Lei e Juliet non si sono più incontrate. Il caso è stato il soggetto di molti libri e film. La pellicola cinematografica più nota è del 1994 e si intitola Creature del cielo, per la regia di Peter Jackson. Questo è un caso famoso che ancora oggi lascia allibiti. Per alcuni è stata una tragedia annunciata, per altri è un caso da manuale di Folie à deux. Nella Folie à deux, ovvero Follia a due, il delirio di uno dei soggetti della coppia, quello dominante, si trasmette al soggetto sottomesso.
Non è difficile stabilire a chi delle due sia venuto in mente di uccidere Honora per poter restare insieme, convincendo l'altra che fosse un'ottima idea. Abbiamo il diario di Pauline che ce lo conferma. L'arrivo di Juliet potrebbe aver incendiato idee pericolose già presenti da anni nella sua mente. Ma non vogliamo dare la colpa a una assolvendo l'altra. Entrambe hanno pianificato l'omicidio, entrambe erano presenti al momento del delitto, entrambe sono responsabili. Concludo con una poesia scritta da Pauline nel 1953, un anno prima della tragedia. Trasuda affetto, ossessione e delirio. Letta in retrospettiva, provoca un brivido di estremo disagio che resta con il lettore, anche dopo che le parole sono svanite in un passato lontano, lungo un sentiero macchiato di sangue. Il titolo è «Coloro che io venero». Tra noi vivono due figlie devote di un uomo che possiede due figlie bellissime, le creature più gloriose del creato. Sarebbero l'orgoglio e la gioia di ogni nazione. Non puoi conoscere né, per ora, cercare di immaginare la benefica dolcezza delle loro carezze. Il genio eccezionale di questa coppia è compreso da pochi, sono così rari. In confronto a queste due, ogni uomo è uno sciocco. Il mondo è molto onorato che si degnino di governarlo e sopra di noi queste dee regnano dall'alto. Venero il potere di queste due così amabili, con quell'amore adorante noto a così pochi. È davvero un miracolo, bisogna dirlo, che queste due creature celestiali siano reali. I loro occhi, anche se molto diversi, nascondono molti strani misteri. Guardano impassibili la razza umana decadere e cambiare. L'odio brucia luminoso negli occhi marroni, con i nemici come carburante. Il disprezzo gelido brilla negli occhi grigi, sprezzanti e crudeli. Perché gli uomini sono così sciocchi da non rendersi conto della saggezza nascosta dietro quegli occhi strani? E queste persone meravigliose, siamo io e te. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!